su voci.fm radio Quel bravo ragazzo con Alessandro Delfino. Ben ritrovati a Quel bravo ragazzo di Alessandro Delfino, che sono io. Oggi abbiamo una puntatona, signore e signori, abbiamo il nostro super ospite. La volta scorsa abbiamo avuto Gianfranco Miranda, con cui abbiamo fatto una chiacchierata veramente divertente, e adesso abbiamo un altro grandissimo, una persona con molta esperienza che mi ha parlato molto dei suoi inizi, ma soprattutto del suo amore e della sua professionalità per quanto riguarda il lavoro del doppiaggio, appunto, perché lui è un doppiatore, ma è soprattutto un grandissimo direttore di doppiaggio. Sto parlando di Marco Guadagno, che i fan se lo ricorderanno come doppiatore, come voce di tanti personaggi iconici, come ad esempio il Puffo Quattrocchi della serie animata dei Puffi, oppure Brandon Walsh, il fighettino della serie cult degli anni 90, Beverly Hills 9210. Ma lui è più di questo: ha dimostrato negli anni non solo di aver interpretato anche parti drammatiche, quindi non solo da caratterista, ma anche di aver svolto un lavoro meraviglioso e molto meticoloso come direttore di doppiaggio di tantissimi e tantissimi film, che sono veramente troppi da elencare: cult come L'esercito delle 12 scimmie, The Truman Show e di recente tutti i film del Marvel Cinematic Universe, da Iron Man fino ad arrivare all'ultimo WandaVision. Ho avuto il piacere di intervistarlo qualche giorno fa, e la cosa bella è che questa intervista nella mia testa doveva partire ed essere in un determinato modo, e invece è diventata completamente un'altra cosa. Sentite che cosa ci siamo detti. E benvenuti su voci.fm, il sito delle voci. Oggi abbiamo qui con noi un altro ospite illustre con la O maiuscola, perché noi qua appunto su voci.fm abbiamo sempre il meglio del meglio. Abbiamo Marco Guadagno. Ciao Marco, come stai? Ciao a tutti. Sto benissimo con questa primavera estate che sembra esplodere. Non si capisce bene. Ho ricominciato a spostarmi in bicicletta, quindi vado per l'estate. È giusto, almeno si fa un po' di moto, insomma, che fa sempre bene. Poi dopo mesi che siamo rimasti rinchiusi in casa, Ci vuole proprio. Certo. Senti Marco, intanto volevo ringraziarti per essere qui ospite, mi fa veramente tanto tanto piacere. Ma grazie a te, qui. Grazie a voi. Sei sicuramente una voce di tanti personaggi mitici, soprattutto negli anni 80-90, ma non solo. Sei rimasto. Ormai è così, sì. È andata così. È andata bene, direi. Sì. Non mi posso lamentare, sono una persona fortunata. Allora, guarda, passerei con la domanda classica: come sei entrato, ecco, nel mondo delle voci, nel mondo del doppiaggio? Allora, domanda classica, risposta classica, nel senso, la verità: ero bambino e mi portarono a casa di un certo Sergio Leone, che mi guardò, questo omone grande per me. Io poi non, all'epoca non sapevo chi fosse bene, avevo 10 anni, insomma. Mi approccio, poi ero molto timido, e lui disse: questo maschietto può fare cinema, vediamo che se lo fa. E da lì mi mandò a Cinecittà, dove conobbi la prima direttrice di doppiaggio, che era Fede Arnaud, e poi ho cominciato contemporaneamente sia cinema come attore che come doppiaggio. E subito dopo ho girato un film con Vittorio De Sica, ho conosciuto Federico Fellini, insomma Bernardo Bertolucci, tutti i registini. erano gli anni 70, quindi erano gli anni d'oro del cinema italiano, no? E quindi certo. C'erano da Brusati, Damiano Damiani, Bertolucci, appunto Fellini, De Sica, Lizzani, Michele Placido iniziava a fare le prime cosine, e quindi mi sono ritrovato in questo mondo con Sordi, Mastroianni, Lavitti, insomma tutto il gota, ecco. Ripensandoci adesso, è stata una bella fortuna, perché
iniziare con quelle persone voleva dire tanto, nel senso bastava solo stare vicino ed essere un pochino attenti per rubare, capire o comunque respirare, diciamo, l'arte. L'intervista riprende tra poco, non ve ne andate? Su voci.fm radio, quel bravo ragazzo con Alessandro Delfino. Oggi a quel bravo ragazzo, speciale intervista a Marco Guadagno. E niente, poi sono andato avanti negli anni, sempre quando ho potuto, anche portando avanti un po' anche la carriera di attore, anche se poi, diciamo, il successo, se vogliamo chiamarlo così, successo perché è successo, appunto, in senso proprio temporale, è arrivato più con il doppiaggio, però ho avuto la fortuna anche poi di lavorare con Carlo Verdone, di aver fatto 3 film con lui, con Marco Risi, con Daniele Lucchetti. Insomma, ho conosciuto tanta bella gente, tanti bravissimi attori, e questo secondo me mi ha aiutato nella formazione, perché poi, certo, anche se adesso in questi ultimi anni il doppiaggio ha preso una via diversa, cioè molto più conosciuto, se ne parla, si dibatte, si discute, doppiaggio sì, doppiaggio no, sottotitoli, versione originale. Premetto, sono d'accordo, la versione originale è tutta un'altra storia, anche perché avviene lì nel momento in cui girano la scena, e quindi da attore mi rendo conto che l'emozione che si crea durante una scena mentre si gira è un po' più difficile ricrearla in una sala di doppiaggio da soli davanti a un microfono. Detto questo, credo che si possono fare dei bellissimi doppiaggi come dei bruttissimi doppiaggi, come si possono fare dei bellissimi film e dei brutti film. Il doppiaggio comunque ci aiuta in una mediazione culturale, perché ha una funzione sicuramente per chi non conosce le lingue, ma è come leggere anche un libro, no? Quindi la traduzione del libro, sia a livello della scelta delle parole che a livello di come si usano, ricostruisce, ricrea, o perlomeno dovrebbe, quelle che sono le intenzioni dell'autore della versione originale. E avere una formazione attoriale sicuramente aiuta, anche perché quando ho cominciato io, bene o male, erano tutti attori a fare il doppiaggio, cioè era una specializzazione del lavoro, certo, dell'attore, certo. Sicuramente più complessa, perché appunto c'era un sync, c'era un'altra persona che aveva recitato quella scena, l'aveva pensata, costruita in un modo diverso magari da come l'avrebbe fatta un altro attore, e tu dovevi sviluppare questa capacità di capire bene quello che era stato fatto dall'attore nella scena e ricrearlo, che è quello che bisognerebbe fare anche oggi. Il problema è che oggi io su questa cosa sono abbastanza critico, non c'è in molta gente una formazione attoriale, e anche molti attori hanno una formazione, cioè si va più sulla faccia che funziona, sulla voce bella. Come dico io, quando si fa qualunque mestiere bisogna avere una cassetta degli attrezzi, no? Sia che tu faccia l'idraulico, che tu faccia il meccanico, ma se fai l'attore pure devi entrare su un set, in una sala di doppiaggio, sulle tavole, sul palcoscenico, con una tua cassetta degli attrezzi, e poi cominci a lavorare su questa cosa qui. Quindi non basta avere una voce per fare il doppiaggio, non basta avere un volto per fare il cinema, anche se a volte ci troviamo volti che fanno cinema, voci che fanno doppiaggio. L'intervista riprende tra poco, non ve ne andate? Su voci.fm radio, quel bravo ragazzo con Alessandro Delfino. Oggi a quel bravo ragazzo, speciale intervista a Marco Guadagno. Tra l'altro io ovviamente sono completamente d'accordo con te, ma me ne rendo conto perché anch'io, insomma, mi sono formato come attore, ho fatto e faccio un po' di tutto, insomma, mi sono formato, ho fatto un po' di teatro, ho fatto radio, continuo a farla adesso la radio con il mio programma dove parlo di doppiaggio, appunto su voci.fm, ho lavorato anche su dei set e ne ho parlato tra l'altro anche in una puntata. Ci sono tante differenze ovviamente dal doppiaggio a recitare davanti a una telecamera, a recitare a teatro, perché comunque sei sempre diciamo la stessa espressione, se vogliamo, ovvero la recitazione, però ci sono dei mezzi diversi, quindi come dicevi tu giustamente bisogna avere una capacità appunto completa attoriale che ti permetta di appunto di fare tutte queste sì, questi, diciamo, campi, che, soprattutto, certo, il doppiaggio. Tecnicamente cambiano delle cose, cioè su un teatro ovviamente c'è un'amplificazione di quello che tu fai, perché devi arrivare alle ultime file della sala, e quindi anche lì, a seconda della sala, se è più grande,
sei meno grande. Al cinema hai l'obiettivo, c'è la macchina da presa che ti sta più o meno vicino. Al doppiaggio, come anche in radio, sei davanti a un microfono che però è come una macchina da presa. Quello che io sostengo è che quando tu però la fai bene, se la fai bene, va bene al cinema, va bene al doppiaggio, va bene al teatro. Assolutamente. Infatti ci sono grandi attori che insomma riescono a fare bene tutto. Prendo Giancarlo Giannini, oppure... No. Anche il figlio, insomma, ci sono tantissimi. Adriano, sì, sì, abbiamo fatto tante cose insieme con Adriano. L'intervista riprende tra poco, non ve ne andate? Un programma sul doppiaggio e non solo. Stai ascoltando Quel Bravo Ragazzo, Alessandro Delfino, su Voci.fm Radio. Oggi a Quel Bravo Ragazzo, speciale intervista a Marco Guadagno. Tornando a te, insomma, diciamo, sei, se vogliamo, nel doppiaggio, sei esploso con gli anni, negli anni, tra gli anni 80, diciamo, anni 80-90, e... eri una voce, passami un po' il termine, molto, molto diciamo caratterista, no? Perché infatti hai fatto tantissimi cartoni animati. Sì. Beh, è una voce famoso, particolare, una voce, diciamo, nasale, medio alta, quindi ho avuto una voce sempre più giovane dell'età anagrafica. Sì. E infatti anche questo mi ha fatto anche capire, perché ecco, poi vedi, serve anche un po' di consapevolezza, pur avendo fatto poi cose importanti, perché poi mi rendo conto sono famoso per i pupi per Quattro Occhi o per altre cose, però anche Matthew Broderick, Michael J. Fox o assolutamente. Il Belloccio di Beverly Hills, ma poi ho fatto Brandon anche, Walsh, esatto, poi ho fatto anche tanti film dove facevo dei ruoli drammatici e ho doppiato attori magari meno conosciuti, ma erano, sono state delle bellissime cose. Però ho sviluppato precocemente una consapevolezza che comunque, essendo io una persona ipercritica, c'è tutto un aneddoto, io non volevo doppiare Brandon Walsh, mi sono opposto con tutte le mie forze, con quel folle che purtroppo non c'è più, di Michele Franceschelli, che era il direttore di Italia 1 all'epoca, che mi affidò la serie, come io già avevo una società mia di doppiaggio, mi diede la serie per fare l'edizione italiana. Quando abbiamo fatto i provini, io ho mandato i provini su a Milano a lui, e lui dice: ma tu non hai provato nessuno? Io in realtà non mi ero messo su nessuna voce, e ho fatto no, dico, ma non mi vedo su nessuno, dico onestamente. E lui mi fa: no, ti prego, fammi il provino su Brandon. E ho fatto: guarda, io non c'entro niente su Brandon, ma che stai dicendo? No, ti prego, però fammi sentire come ci stai. Faccio sto provino anche un po' svogliato, diciamo, perché non ero convinto, non svogliato che l'ho fatto male, però insomma non eri convinto, certo. E lui mi richiama: sei perfetto, lo devi fare tu. Dico: ma no, ma Michele, cioè, abbiamo mezzo discusso su questa cosa, poi alla fine comunque era il cliente e ho detto: va bene, lo farò, dico, cercherò comunque di farlo al meglio, perché lui era all'epoca, era comunque quasi un mio coetaneo, che era cresciuto con la TV dei ragazzi, e quindi con tutte le cose che avevo fatto, no? Dagli Happy Days o quant'altro, e quindi era una voce amica per lui, cioè era una voce che stava dentro casa sua quando lui accendeva la televisione, e quindi certo, gli evocavo o provocavo, insomma, delle belle sensazioni, emozioni. E questa è una cosa che posso dire, aveva ragione. Ma questo lo diranno sempre i posteri, non lo posso certo dire io. L'intervista riprende tra poco, non ve ne andate? Su Voci.fm Radio, Quel Bravo Ragazzo, con Alessandro Delfino. Oggi a Quel Bravo Ragazzo, speciale intervista a Marco Guadagno. No, la cosa che mi fa piacere è che dopo tanti anni, perché diciamo ormai sono ai 50 anni di carriera, perché ne ho fatti appena 60 poco tempo fa, e avendo cominciato a 10 anni, devo confessare che sono 50 anni che faccio questo lavoro, mi ha fatto piacere scoprire negli ultimi anni quanto la gente si sia affezionata a certe voci, a noi che abbiamo fatto questo lavoro, e che forse non ci rendevamo conto all'epoca di quello che stavamo facendo, perché abbiamo doppiato tanta TV dei ragazzi, tanti film, tante cose, ma per noi era lavoro, era un gioco, soprattutto quando ero più piccolo. E riscoprire dopo tanti anni questa cosa, che gente dice: tu sei, per me sei uno di famiglia, perché io ho passato i pomeriggi insieme a te, sentivo la tua voce, e ti rendi conto della potenza che ha, no? Come la radio, come c'è, cioè, questo mezzo. Certo. E quindi quando una cosa è così potente va trattata con cura, perché
è delicatissima, perché può fare bene ma può anche far male, insomma, no? Poi vabbè, tutte le discussioni che ci stanno sui media e su quello che possono appunto fare di bene e di male, perché comunque diventa una responsabilità, secondo me, perché appunto fare bene una scena, dire bene delle battute, girare una cosa, poi è una cosa che una volta che l'hai fatta rimane per sempre. Certo. Cioè, fra 30 anni tu ti rivedi un film, a meno che non sia stato ridoppiato, ma sono quelle cose lì. Capito? L'intervista riprende tra poco, non ve ne andate? Un programma sul doppiaggio e non solo. Stai ascoltando Quel bravo ragazzo, Alessandro Delfino, su voci.fm radio. Oggi a Quel bravo ragazzo, speciale intervista a Marco Guadagno. Io mi sono avvicinato al mondo del doppiaggio grazie a due voci storiche, che erano Pino Locchi e Glauco Onorato, che doppiavano Bud Spencer e Terence Hill. Io insomma, guardavo come tanti i loro film, e infatti poi quando li vidi in una loro intervista, sentii le loro vere voci, ci rimasi male, perché per me, io pensavo che fossero quelle le loro voci, sai, ingenuo. Capisco, perché io andavo al cinema a vedere i film di Terence Hill e Bud Spencer da piccolino, e poi entravo in sala e vedevo loro che erano completamente diversi. Non tanto Glauco, che se vuoi, diciamo, che era in zona, ma Pino Locchi era assolutamente piccolino, basso, però aveva questa voce pazzesca, meravigliosa. Sono stati degli anni veramente interessanti, devo dire. Io poi sono sempre stato un amante dell'emozione di queste cose. Devo dire che lavorare con loro, Peppino Rinaldi, duettato quando hai fatto Matthew Broderick, la matricola, che ha fatto L'ultimo imperatore, anche di Bertolucci, anche. E devo dire, a volte lui parlava e io proprio mi giravo e lo guardavo, perché era magico. Questa voce meravigliosa che diceva, forse neanche se ne rendeva conto neanche lui, ma uscivano delle cose e io dicevo, ma come fosse, ma chi è che ha parlato? Capito? L'intervista riprende tra poco, non ve ne andate? Su voci.fm radio, Quel bravo ragazzo, con Alessandro Delfino. Oggi a Quel bravo ragazzo, speciale intervista a Marco Guadagno. Poi, adesso, tornando a te, io sono rimasto comunque... io rimango comunque anche molto affascinato da le voci, diciamo, appunto, passami di nuovo il termine, caratteriste, insomma, se vogliamo, che comunque secondo me sono anche molto, molto importanti nella resa di un film o di una serie, di quello che è, perché comunque non è che ci sono solo le voci protagoniste, ecco, se vogliamo, ma tanti doppiatori storici, Carletto Romano ad esempio mi viene in mente, ma insomma tantissimi che... ma arriviamo a Ferruccio Amendola, no? Che ha rivoluzionato, era appunto un caratterista, faceva dei ruoli da caratterista, perché aveva una voce sporca con un pochino di F e così, e poi con il doppiaggio moderno si è andati un po' oltre questa concezione. Sì, la voce è bella, in alcuni casi serve, ma quando poi tu la sai usare bene, questo dimostra che puoi fare diversi ruoli anche, come dire, di grande spessore, no? Io sono anche contento di queste cose, perché nella mia vita, poi perché da questa è natura, io sono nato con questa voce, non è che ci posso fare qualcosa, no? Sono nato di una certa altezza, di una certa robustezza, e quello sono. Poi così posso fare attenzione a dimagrire un po', tenere la voce un po' più bassa, un po' più alta, ma insomma quello sono. Secondo me bisogna appunto imparare a gestire al meglio i propri mezzi, quello che la natura ci dà e ci offre. E io personalmente ho sempre preferito non omologarmi, quindi le belle voci, secondo me non esistono le belle voci, secondo me esistono delle voci che quando parlano ti emozionano, e non è solo per il loro timbro, capito? È proprio per come dire, è come la seduzione non è perché succede qualcosa, la seduzione è perché una movenza, uno sguardo ti fascina, ti cattura e ti porta da quella persona. E la voce è un po' la stessa cosa. Poi sicuramente ci sono delle capacità anche lì, no? Perché ci sono voci belle
quando si dice bello ma non balla, no? Ci sono voci belle che catturano e affascinano ugualmente, però anche voci meno classificate belle che però possono avere un grande fascino. Io adesso così una butade, però voglio dire, grazie a queste cose, pur essendo un caratterista, qualcuno l'ha rimorchiata. Solo, forse, ci sta. E quindi no, adesso era così per giocare, però appunto succede che poi appunto è sempre come dicevo, tu a me puoi dare una chitarra che costa miliardi, ma se io non lo so suonare, non lo so suonare, mentre certo, invece certo. L'artista gli dai pure una chitarra che costa 2 lire, ma te la fa suonare bene. Capito. Certo, certo. Tra l'altro una tua caratterizzazione che mi è piaciuta molto, devo dire, mi è piaciuta proprio per il fatto che non è stata una macchietta. E quando hai fatto Toby Jones nei film Marvel, no? Capitan America, i due Capitan America. Sì. Perché tu hai fatto quell'accento tedesco, però non era la solita accento tedesco di quel esatto, troppo macchietto. Abbiamo cercato è riuscito di fare... a fare una via di mezzo, esatto, molto seria, e devo dire che mi è piaciuta molto. E anche quella è un'enorme, secondo me, difficoltà nel riuscire a trovare appunto quella via di mezzo. La misura. Esatto. Mio figlio ha fatto per anni scherma, e nella scherma la distanza tra i due schermidori si chiama misura, no? E sentivo sempre questa parola che mi tornava, ed è una parola che secondo me oggi viene un po' dimenticata, perché se noi ritrovassimo tutti una giusta misura di quello, delle cose che facciamo, nei rapporti che abbiamo, secondo me potremmo vivere un'epoca migliore, diciamo così. L'intervista riprende tra poco, non ve ne andate? Su Voci.fm Radio, quel bravo ragazzo, con Alessandro Delfino. Oggi a quel bravo ragazzo, speciale intervista a Marco Guadagno. Comunque adesso volevo, essendo che stiamo parlando di attori e recitazione, volevo parlare dell'altra parte, no? Quindi del regista, in questo caso il direttore di doppiaggio, che tu ovviamente lo fai da tantissimo tempo, hai diretto, vabbè, non so neanche a dirlo, talmente tanti cult. Volevo chiederti proprio questo: come scegli una voce e come la dirigi? Nel senso, è più una cosa che guardi molto l'attore oppure il personaggio in questione, cioè ti viene, è una cosa istintiva oppure magari guardi, non so, una continuità vocale, insomma? Ma guarda, allora io l'attore... faccio parte, io credo, insomma, diciamo il tentativo, poi non è detto che io ci riesca, il tentativo è quello di avere un grande rispetto per l'opera originale, e quindi quando vedo il film in lingua originale prima di doppiarlo cerco di farmi un'idea, di vedere quello che mi arriva, tipo di recitazione, tipo anche di parole, perché poi io spesso scrivo anche quasi sempre i dialoghi dei film che poi dirigo, e quindi cioè, mi concentro abbastanza su quello, e quindi cerco, come nel doppiaggio che vado a creare, di ricostruire, anche di ricreare quell'ambientazione, quelle atmosfere, quei sapori. Sulla scelta delle voci ti confesso che oggi diventa sempre più difficile, perché come ti dicevo, secondo me, ahimè, il livello un pochino si è abbassato, quindi diventa più difficile sperimentare, far crescere delle persone. Poi come sai anche tu, no, è difficile entrare nelle sale per le policy di sicurezza, non si può assistere più come una volta, perché i contenuti sono diventati la prima cosa, non può essere rivelato nulla, quindi chi non partecipa alla lavorazione non può entrare, se non entra come fai a imparare, perché anche lì cioè, ci vuole anche un po' di esperienza, no? O trovi la persona che arriva e va bene subito, ma non è detto, magari c'è chi ha bisogno di tempo, chi ha bisogno di come dire, digerire alcune cose. Un po' la fisionomica, diciamo, vedo quelle persone, oppure nella recitazione cosa mi evoca, in che zona mi porta. Oggi sempre di più anche la parte anagrafica ha una sua importanza, nel senso cerchiamo di stare comunque nel range anagrafico dell'attore originale, e poi sicuramente a quel punto poi fai anche una valutazione artistica, cioè una volta che tiri giù una rosa di 3-4 nomi vai a capire chi fra quelle persone possibili può darti il risultato migliore. Poi quando lavoriamo insieme cerchiamo, sono una persona abbastanza esigente, io parto da, per me il film, dico sempre, è come un'opera lirica, è una partitura, quindi io mi apro davanti a me e insieme all'attore
la partitura di quel film, come quando c'è la Bohème piuttosto che la Tosca o il Ballo in Maschera. E dico, loro hanno cantato queste note, ovviamente non basta ricantarle, perché non è che dobbiamo copiare quello che fanno loro, quindi poi dei suoni sicuramente quando cambi lingua ovviamente cambiano, e su questa cosa cerchiamo di ricostruire, di ricreare. Una delle mie frasi più celebri era tutto perfetto ma non va bene, e mi dico perché? perché non c'è la magia, capito? Quindi ho fatto esattamente tutto quello che andava fatto, però sento che è finta, però... che è tecnica. Sì, che hai fatto il compitino, però esatto, manca quella qualcosa, esatto, in più, diciamo. Esatto, sì, quindi sì, a volte sì, magari è meglio una cosa, una parola magari detta anche meno bene, che però ha più verità, perché l'errore, certo, il rischio del doppiaggio è che bisogna dire tutto bene, e quindi queste voci diventano, sì, un po' da lettori di telegiornale, dico io, no? Nella vita siamo sporchi, ci mangiamo delle parole, però la gente capisce quello che diciamo. Nel doppiaggio tendiamo a diventare tutti un po' sordi, non si sente il no finale. Ah, chi ha detto? Ha detto buongiorno, anche certo, se il no finale, no? L'importante, certo, è che fosse vero, che ci fosse l'energia giusta di quella battuta, la verità. Niente, insomma, mi diverto così a cercare di ricreare. Noi dobbiamo appiccicare una cosa sopra un'altra, no? E quindi è molto delicato il nostro lavoro. Secondo me, più è un po' come la carta velina: più ci mettiamo proprio sopra, e meno si vede il sotto, e sembra un'unica cosa. Quando sbagliamo approccio, secondo me si cominciano a vedere le cose sotto, c'è una recitazione diversa da quella che è venuta nel doppiaggio, un'emissione diversa, queste cose qui. Il doppiaggio, secondo me, non bisognerebbe accorgersene. Quelli sono i doppiaggi più belli. Vero. Perché tu vedi il film e ti godi il film. E quindi il doppiaggio ha fatto il suo compito. Infatti, quando mi capita, ad esempio, che faccio una cosa e mi dicono: ah, ma eri tu, non ti ho riconosciuto, per me è un complimento, perché chiaramente, esatto, vuol dire che è stato fatto quello che è stato fatto, insomma, quello che si doveva fare. Quando, come hai detto tu, il doppiatore, diciamo, sparisce per entrare nel personaggio, insomma, che c'è questa fusione. Entra dentro il film. Esatto. Ma questo anche come le musiche, la fotografia, le scene, no? Se c'è un elemento predominante in un film, cioè se tu in un film stai sempre a guardare la fotografia, vuol dire che sei distratto, sì, dalla fotografia, che esagera rispetto a, oppure che il film magari non è granché. Allora dici: ma il film non mi piace, però la fotografia è bella. Però diciamo, un film che ha gli equilibri giusti, tu entri nel film e non ti fai più domande. Poi magari dopo, a posteriori, rivaluti delle cose e tutto quanto. Però certo, la forza del nostro mestiere è proprio la forza onirica, no? Quella di prenderci e portarci in un mondo per quell'ora e mezzo, due ore, e farci staccare dalla realtà che viviamo. Farci tornare magari anche al cinema, che è da un bel po' che ci manca, mannaggia, con queste sale chiuse. Stanno riaprendo. Piano piano. Tra l'altro, volevo chiederti, c'è qualche progettino in vista, qualcosa che magari hai fatto di recente? Stanno ripartendo, ma io, come tu sai, faccio sempre prodotti abbastanza super segreti. Marvel? Non l'hai detto te, io non ho detto nulla. E diciamo che da qui all'estate ho tre progetti da portare avanti, abbastanza tanti, diciamo. Due sono due ritorni e uno è una cosa nuova. Non dirò mai di che cosa si tratta. Vabbè, noi attenderemo con impazienza. Va bene, Marco, io ti ringrazio tantissimo. Guarda, starei ore e ore ad ascoltarti, perché veramente questi sono discorsi veramente interessanti, però purtroppo il tempo è tiranno, e veramente ti voglio ringraziare tantissimo per essere stato ospite qui con noi. Grazie mille. Ciao. Bene, purtroppo anche questa puntata finisce qui. Io non posso fare altro che salutarvi, ricordarvi come sempre l'appuntamento settimanale con Quel Bravo Ragazzo il lunedì e il giovedì alle 18 su DJ Fox Radio, e il martedì e il giovedì alle 17 su voci.fm radio. Vi aspetto, ciao! Su voci.fm radio, Quel Bravo Ragazzo con Alessandro Delfino.